Mi sistemate per favore? Baglivo. Presente. Battista. Assente. È giustificato. Giustificato. Borgia. Presente. Citraro. Presente. Costantini. Presente. Della Giorgia. De Matteis, assente, giustificato, mi ha comunicato. Fagiano. Finamore. Assente, giustificato. Fiore. Giannotta. Giannotta. L'avevo visto. Non c'è. Vabbè, assente. Giordano. Assente. Greco. Mariano. Mariano. Martini. Assente, giustificato. Assente, giustificato. Mele. Presente. Mignone. Presente. Mola. Presente. Molendini. Presente. Murri. Presente. Occhineri. Assente. Orlando. Assente. Pala. Assente, giustificato. Assente, giustificato. Pasquino. Presente. Patti. Assente. Polibortone. Assente. Povero. Presente. Rotundo. Assente. Salvemini, presente. Scorrano. Assente, giustificato. Giustificato. Tondo. Assente, giustificato. Tondo, assente, giustificato. Entra Giordano, quindi è presente. Tramacere. Assente, giustificato. Assente, giustificato. Valente. Presente, Valente. Diciannove presenti. Quattordici assenti. La seduta è valida. Bene. Passiamo. Consiglieri, un attimo di silenzio, per favore.
Allora, c'è, prima di iniziare l'ordine del giorno, c'è una domanda di attualità a firma di Roberto Giordano Anguilla, Fratelli d'Italia. Consigliere Anguilla, avente ad oggetto interventi per la rete ciclabile Parco Archeologico Rudia, Viale dell'Università, Parco di Belloluogo. Parola al consigliere Anguilla. Grazie Presidente. Premesso che in questi giorni sono in corso i lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili nelle zone indicate in oggetto, che le nuove tratte di piste ciclabili stanno per essere ultimate nell'area confinante con l'obelisco e il vecchio distributore di benzina ivi ancora presente. Che i prossimi lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili riguarderanno il tratto che congiunge l'obelisco con il cimitero. Questi vengono riportati nella determina 1639 del 6 luglio 2022 come lotto 9 viale del cimitero. Considerato che la zona interessata dai lavori, ovvero il primo tratto di via Taranto confinante proprio con l'obelisco e la strada adesso parallela, cioè il viale del cimitero, sono già da tempo in fortissima difficoltà logistica a causa di assenza di parcheggi e aree di sosta, e che quella zona della città ha visto negli ultimi 15 anni una grandissima crescita commerciale, grazie alla nascita di tante nuove attività ristorative, commerciali e non solo, molto altro, e che andrebbe tutelato e coltivato con attenzione lo sviluppo di quest'area di Lecce. Considerato che molti commercianti sono preoccupati per le possibili difficoltà che l'opera potrebbe indurre al traffico veicolare, determinando di conseguenza una diminuzione dell'utenza, interpella il Sindaco e il Governo per sapere se non ritenga opportuno apporre una modifica al progetto in oggetto, evitando la realizzazione di una pista ciclabile forse troppo invasiva e compromettente per le attività lavorative che sorgono nella zona, e se altresì non ritenga invece più utile in questa fase aiutare tanti operatori con un implemento dei parcheggi e delle aree di sosta. Grazie Presidente. La parola al Governo. Grazie Presidente. Consigliere Anguilla, a voler circoscrivere la replica esclusivamente con riferimento al problema da lei evidenziato, preciso che il percorso così come definitivamente tracciato per il completamento della ciclabile che da l'area archeologica di Rudie giunge al parco di Belloluogo prevede un anello di collegamento attorno all'ex stazione Enel e il passaggio da via San Nicola lungo il filare centrale, quindi senza compromissione di parcheggi né su quella area né quindi su via Taranto così come viene rappresentata. Quindi rispetto alla sua segnalazione la rassicuro che questa è la soluzione progettuale definitiva che si andrà a realizzare. Mi consento far riferimento alle premesse e al contenuto che ripropone una contrapposizione fra qualificazione dell'area stradale, le sedi stradali con previsioni di piste ciclabili versus categorie del commercio. Non credo che sia una rappresentazione che abbia una radicata motivazione. Noi abbiamo più volte in questi anni affrontato casi analoghi, naturalmente determinando confronti e mediazioni per giungere alle soluzioni progettualmente più efficaci, senza compromissione di attività, e quindi anche in questo caso arriveremo a quella che consideriamo la scelta migliore, ma
senza, come dire, ribadire che ogni volta che si definisce un percorso di questo tipo vi sia un attentato alle attività commerciali, perché così, secondo me, non ci rendiamo veramente interpreti dello spirito e dell'obiettivo che anima le realizzazioni che andiamo a garantire. Grazie. Grazie Sindaco, la parola al consigliere Anguilla per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta del Governo. Grazie Presidente. Il Sindaco mi ha fatto notare come non può esserci nesso tra lo sviluppo dell'area in oggetto e la realizzazione, e quindi un'eventuale interferenza con l'utenza e le attività commerciali e la realizzazione di una pista ciclabile. Ma vorrei ricordare che proprio questo governo, per ciò che concerne la ZTL, ha definito un problema preventivo in tema, in materia di mezzi elettrici, dicendo: siccome in futuro potrebbe darsi che avremo molti mezzi elettrici, noi a monte impediamo l'accesso di veicoli elettrici. Ecco, in questo caso non è che noi stiamo andando a prevedere quello che potrà essere lo sviluppo di quell'area. Gli ultimi 15 anni già testimoniano in che direzione è andato lo sviluppo di quell'area, cioè quel tratto che coinvolge altresì via San Nicola, che non viene riportata negli atti come via San Nicola, e quindi io per correttezza ho riportato come la stessa dicitura che riportano gli atti, cioè viale del cimitero. Quella zona è già interessata da problematiche logistiche, perché grazie a Dio da un lato c'è stato un fiorente sviluppo delle attività, c'è stata una crescita esponenziale nell'utenza dei giovani, degli universitari, diciamo un percorso simile a quello che è stato il centro storico di Lecce. Dall'altro, anche lì, a mio avviso, noi stiamo invece che approntare una politica di sviluppo che cavalchi questa naturale evoluzione della città in quell'area, stiamo andando a realizzare delle opere che invece tenderanno ad aumentare i problemi per gli esercenti. E non è che quanto diciamo rappresenta degli attentati o vogliamo raffigurare degli attentati, quanto diciamo è già certificato da altre zone della città, dove la realizzazione delle piste ciclabili ha determinato una diminuzione di parcheggi e ha determinato dei problemi seri per i titolari delle attività commerciali. Pertanto, come si dice in gergo, per usare una metafora così fantasiosa, il campo è mio e ci pianto il merluzzo. Ovviamente il merluzzo non può essere piantato, però in questo caso il governo è vostro, fate ciò che ritenete più opportuno, però ritengo che da qui in avanti l'ennesima opera invasiva a mezzo pista ciclabile determinerà un problema serio per la vivibilità dell'area e per la sostenibilità delle attività commerciali interessate. Quindi sono assolutamente insoddisfatto, Presidente. Grazie. Bene, allora passiamo al primo punto. Consigliere Anguilla, mi deve chiedere perlomeno di aprire il microfono, perché sennò diventa un dialogo. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che mi sembra più importante in questo momento, che questa viene dallo scorso Consiglio. E l'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 54,6 del regolamento del Consiglio Comunale, modifica delibera di Giunta Comunale 376 del 15/12/2020, orario di libero accesso veicolare, a firma del consigliere Greco, a cui cedo la parola. Grazie Presidente. Come ha ricordato in premessa, nell'ultimo Consiglio Comunale il sottoscritto presentò un'interpellanza chiedendo all'amministrazione se ci fossero i presupposti per intervenire ad una modifica della delibera numero 376 del 15/12/2020, ovvero quella che disciplina le modalità di libero accesso veicolare nel perimetro della ZTL. Tutti sappiamo che oggi è previsto un libero accesso dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Questa disposizione sin dall'inizio ha generato polemiche, perplessità, criticità,
in tutte le categorie di soggetti che vivono e frequentano il centro storico, ma in particolare per quanto riguarda le attività commerciali ed in particolare quelle che in qualche modo nel periodo dell'alta stagione, nel periodo estivo, usufruiscono di un'affluenza, beneficiano di un'affluenza turistica importante e ci hanno quindi chiesto di intervenire per verificare se ci fossero le possibilità di un'estensione per quanto riguarda il libero accesso, considerato anche l'allungarsi delle giornate, considerato anche diciamo, il particolare momento storico che stiamo vivendo. Questa forse è la prima estate effettivamente libera, non libera, diciamo non limitata dalle prescrizioni governative in merito alla pandemia, e ci hanno chiesto di intervenire per verificare se ci fosse tale possibilità. Nell'ultimo Consiglio Comunale il sindaco rispose che l'amministrazione è consapevole di quelle che sono le richieste delle attività commerciali, ma che al momento non erano previste estensioni dell'orario di libero accesso. Al che il sottoscritto, per dare voce a questi titolari di attività commerciali, ma soprattutto per aprire una riflessione in Consiglio Comunale a 360 gradi, ha trasformato questa interpellanza in un ordine del giorno. Nella fattispecie si chiede di impegnare sindaco e giunta a provvedere a effettuare una modifica della deliberazione di giunta comunale numero 376 del 15/12/2020 e prevedere un'estensione dell'orario di libero accesso veicolare nella ZTL dalle ore 10 alle ore 13 come attualmente e dalle ore 16 alle 20:30 di tutti i giorni feriali con esclusione di tutte le domeniche e giorni festivi. Ovviamente trattasi di estendere l'orario di un'ora e mezzo e non di più. A questa non ho volutamente dato un limite temporale. Avrei potuto aggiungere per i mesi di agosto, settembre, ma questo oggi non è importante. Il limite temporale lo può stabilire anche l'amministrazione comunale. Ciò che conta è lanciare un segnale nei confronti dei titolari delle attività commerciali del centro storico che hanno sollevato la questione. Un'ultima riflessione. Il sindaco dice spesso che non si può sostenere e tutelare i diritti contemporaneamente i diritti delle attività commerciali e contemporaneamente quello dei residenti. Questa proposta è la testimonianza che si può fare entrambe le cose. Perché questa proposta, che è partita dalle attività commerciali, in realtà prevede un'estensione della quale beneficerebbero tutte le categorie, i residenti, i professionisti e non soltanto le attività, i semplici avventori del centro storico e non soltanto le attività commerciali. Per cui mi auguro che tale proposta venga presa in considerazione dall'Assise, anche per non deludere le aspettative di coloro che l'attendono. Grazie. Grazie, consigliere. La parola al governo. Grazie, consigliere. La trasformazione di una interpellanza in ordine del giorno a distanza di pochi giorni o poche settimane non muta il merito della discussione e del confronto che c'è già stato. Quindi naturalmente legittima la sua iniziativa di voler far riferimento alla previsione regolamentare, ma in sé la valutazione rispetto a una proposta di estensione dell'orario di accesso alla ZTL, le confermo, non è al momento presa in considerazione. Quindi non posso che ribadirle le cose che ci siamo già detti nell'ultima occasione, ma che periodicamente ritornano nella discussione da quando l'amministrazione ha attivato i nuovi orari di accesso alla ZTL in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Quindi le confermo che le previsioni di orario restano quelle oggi vigenti. Grazie.
Allora, sull'ordine del giorno ci sono interventi? Perché dobbiamo portarlo naturalmente a votazione, quindi le dichiarazioni di voto? Consigliere Baglivo. Sì, grazie Presidente. Era solo per ribadire che quest'ordine del giorno, che insomma io avrei votato favorevolmente, ma non perché sia tutto sommato favorevole all'ampliamento dell'orario, ma perché è giusto iniziare a rivedere un pochettino le logiche di accesso alla ZTL e a ridiscuterle magari in consiglio o in commissione facendocene carico. L'accesso libero, no, al libero, in realtà non è libero perché comunque sappiamo perfettamente che la ZTL è comunque una zona a traffico limitato dove devono poter accedere solamente le persone autorizzate, insomma questo è bene che debba essere chiarito. E, dicevo, l'accesso dalle ore 10 paradossalmente e diciamo la chiusura delle telecamere dalle ore 10 paradossalmente, soprattutto in questo periodo, va a penalizzare tutta una serie di professionalità. Faccio un esempio e vi consiglio di fare una passeggiata verso quelle ore del mattino. Attraversate la mattina Porta Napoli intorno alle 7, vedrete tutta una serie di lavoratori edili che con il loro zainetto, con le mazzuole, con le borse, attraversano la piazza e si dirigono verso il centro storico. Ora, mi rendo conto perché non possono entrare con i mezzi, scaricare il materiale o le attrezzature e andare fuori, perché ovviamente prenderebbero una multa automaticamente. E questo nonostante sia possibile e ottenere dei permessi temporanei, ma anche qui vorrei far capire, quando a un cittadino è facile la procedura, è facile che la richieda e sia in regola, quando la procedura diventa farraginosa, quando per ottenere dei permessi temporanei diventa complicato, devono passare 2, 3, 4 giorni lavorativi e magari io ho un intervento da fare in urgenza, è chiaro che le persone tendono poi a non rispettare le regole. Quindi diciamo che andare a rivedere queste norme di accesso penso che sia necessario, soprattutto se vogliamo continuare a considerare il centro storico come un quartiere dove si può anche vivere e non solamente movida style, per capirci. E questo era il punto di vista, ribadisco, invito veramente tutti i consiglieri e i signori della Giunta, il Sindaco che sicuramente lo sa, a farsi una passeggiata alle prime ore del mattino, verso le 6, le 5 e mezzo, le 6 è l'ora precisa, vedrete veramente questo ingresso di persone, di lavoratori che con i loro attrezzi vanno verso il centro storico. Grazie Presidente. Consigliere Greco ha chiesto di parlare nuovamente. Grazie Presidente. Sta ritirando l'ordine del giorno? No, sto facendo la dichiarazione di voto. Ah, perfetto. Chiaramente la trasformazione del punto dall'interpellanza all'ordine del giorno aveva come fine primario non evidentemente quello di cercare di far cambiare idea
al governo, perché era veramente un'impresa, sarebbe stata un'impresa veramente ardua, ma quello perlomeno di stimolare un dibattito, di porci delle domande. Alcune le ha poste in maniera corretta il collega Baglivo, dicendo che ci sono delle limitazioni orarie che penalizzano oltremodo determinate categorie. Io ho fatto l'esempio degli operai edili, ma ci sono tante categorie che risentono di queste limitazioni. In questi mesi sono stato avvicinato da edicolanti, fornai, persone la cui attività dalle 10 in poi si è già in qualche modo definita, si è già in qualche modo sviluppata nell'arco delle prime ore della mattina, e lamentavano in particolare questa difficoltà di accesso da parte dei fornitori, da parte di clientela. Ci sono le istanze di tante persone sul tavolo dell'amministrazione comunale, ma non vi dico nulla di nuovo da questo punto di vista. Siete ben consapevoli di quelle che sono le criticità e le problematiche inerenti al regolamento sulla ZTL. Ma a questo punto io mi domando una cosa. Queste verifiche che avete più volte annunciato in commissione, in consiglio comunale, a volte le avete chiamate verifiche, a volte le avete chiamato tagliando, a volte le avete chiamato un momento di riflessione tra le parti, che effetti hanno sortito? Cioè, queste riunioni che avete convocato di recente tutte le settimane per discutere, per valutare sul campo gli effetti dell'efficacia o dell'inefficacia del provvedimento, che effetti hanno sortito? Che tipo di provvedimenti verranno adottati nel medio-breve periodo nelle more di queste verifiche che avete effettuato? Io ricordo che in Commissione Traffico c'è stata una bocciatura quasi totale o totale da parte di tutte le proposte della minoranza in merito alle modifiche del regolamento. Ma fu detto in maniera molto esplicita che di lì a breve ci sarebbero state delle verifiche. Ora, che tipologia di provvedimento hanno sortito queste verifiche? Sarebbe veramente importante da capire per tutti gli attori che vivono il perimetro della ZTL, vivono la parte antica della città e sono in attesa di risposte. Ovviamente, Presidente, il voto è favorevole all'ordine del giorno. Grazie. Sempre per dichiarazione di voto, Presidente, se possibile. Niente, annunciando il voto favorevole per il gruppo di Fratelli d'Italia, auspico un esito altrettanto favorevole poi nel riscontro dell'assise, in quanto ritengo che la richiesta sia una richiesta di buon senso che vada incontro a quella che è la realtà odierna per i residenti e per la zona interessata della città. Grazie, Presidente.
Allora, possiamo passare alla votazione a questo punto. È aperta la votazione. Ma non mai succede il tempo. Tu lo vedi in votazione? Io non vedo niente. Non si vede nulla, però dobbiamo richiamarlo il signore. Non si vede la scherma, è così grande. Quindi non riusciamo neanche a vedere quali sono le votazioni. Vediamo. Sì, adesso sì. Però sta sotto. Ecco qui, allora, favorevoli 4, contrari 18, astenuti 0, quindi è rigettata. Ma anche qui, vabbè, chiudiamo la votazione. Allora, interpellanza avente d'accesso prerogativa all'accesso agli atti, richiesta documentazione, Lecce in scena, consigliere Baglivo. Sì, grazie Presidente, brevemente, anche perché ho intenzione di ritirare questa interpellanza, avendo ricevuto proprio questa mattina la documentazione richiesta. Mi permetto solo di fare un piccolo appunto che penso valga per tutti i colleghi, sia della minoranza che della maggioranza. Diciamo che è bizzarro che per poter avere accesso agli atti uno debba presentare un'interpellanza. E non va bene, io non l'avrei mai fatto se avessi avuto gli atti. Volevo solamente sapere. E adesso ovviamente mi riservo di leggerli ed eventualmente ripresentarla se non dovessero essere completi, ma in questo momento la ritiro avendoli ricevuti. Però dicevo, è impensabile che per poter richiedere degli atti relativi a un procedimento amministrativo comunale bisogna, oltre a sollecitarli, fare un'interpellanza in aula. Quindi, Presidente, per il momento la ritiro, mi riservo di leggere la documentazione inviatami e poi eventualmente di ripresentarla. Grazie. Grazie, consigliere Baglivo. Allora, punto terzo, interpellanza, chiarimenti circa l'ordinanza 14-20-2022, chiusura anticipata e limitazione di emissioni acustiche e suoni dei pubblici esercizi per il periodo estivo, a firma dei consiglieri Pasquino e Giordano Anguilla. Consigliere Pasquino. Sì, Presidente, grazie. Do una breve lettura per chi ci ascolta. Sì, l'oggetto dell'interpellanza è chiarimenti circa l'ordinanza numero 1420 del 2022, chiusura anticipata e limitazioni delle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi nel periodo estivo. Premesso che in questi giorni la stampa locale ha reso noto l'acceso dibattito nato in seguito all'ordinanza numero 1420 del 2022. La suddetta ordinanza sindacale dispone per il periodo compreso dal 15 luglio 2022 sino al 30 settembre la chiusura anticipata dalle ore 2 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti in alcune zone del centro storico e della zona di Piazza Mazzini e dintorni. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande sono state tra le più colpite dal periodo di emergenza sanitaria Covid, che come è noto ha obbligato il governo italiano alla chiusura totale per un periodo complessivo di 9 mesi tra l'anno 2020-2021. Per il restante periodo di emergenza le attività succitate sono state aperte con rigide limitazioni di orari e capienza.
Gli episodi di mala movida accaduti negli ultimi mesi nella città di Lecce, segnalati nell'ordinanza in oggetto, sono causati dal lavoro illegale di pochissimi gestori, spesso colpevoli, tra le altre cose, di vendita di alcolici ai minorenni, a fronte invece della stragrande maggioranza di esercizi che lavorano nel pieno rispetto della legge. Suddetti episodi di mala movida potrebbero essere prevenuti da questa amministrazione con un'intensificazione dei controlli e della sorveglianza. L'ordinanza numero 1420-2022 potrebbe avere come logica conseguenza lo spostamento degli avventori in altre città oppure in altre zone di Lecce presso attività che non rientrano nell'area oggetto dell'ordinanza, creando così di fatto una concorrenza sleale tra i commercianti. Non sarebbe giusto se le attività commerciali dovessero pagare queste scelte come conseguenza dell'impossibilità a garantire i giusti presidi delle forze di polizia locale, chiudendo di conseguenza un'ora prima rispetto all'orario consueto, a maggior ragione dopo un periodo di cessata attività a causa dell'emergenza pandemica. Dall'amministrazione comunale di Lecce ci si aspettava un piano di rilancio per il commercio e non di certo ulteriori limitazioni. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri Pasquino e Giordano Anguilla interpellano il sindaco al fine di capire per quale motivo un provvedimento del genere non sia stato concordato con i gestori dell'attività commerciale e con i residenti delle zone interessate. Quante unità di personale utilizzerà per vigilare sul rispetto dell'ordinanza? Se non ritenga che con la chiusura anticipata dei locali non si crei paradossalmente l'effetto opposto di maggior rumore e degrado con il riversarsi degli avventori in strada, se non sia il caso di modificare nell'ordinanza numero 1420 del 22 la parte in cui dispone la chiusura anticipata alle ore 2 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e il luogo del consueto orario di chiusura, ovvero le 3. Grazie. Grazie consigliere Pasquino. Parola al sindaco. Grazie presidente, torniamo in argomento. Siamo stati impegnati in commissione nella settimana per discutere il contenuto di questa ordinanza, quindi ripropongo naturalmente argomenti già ascoltati e me ne scuso se sono ripetitivo. Quella ordinanza scaturisce da un duplice succedersi di fatti, eventi, segnalazioni, situazioni, quelle formalmente trasmesse dal questore della città di Lecce all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con riferimento a esposti, rapporti di servizio, segnalazione alla centrale operativa, che evidenziavano criticità in aree circoscritte della nostra città con riferimento alle ore notturne. Dall'altra, la nota a tutti, sindaco, consiglieri comunali, cittadinanza, situazione di conflitto urbano, come la definiscono i sociologi, tra residenti e frequentatori della cosiddetta movida, con sottolineature legate soprattutto alla difficoltà di garantire tranquillità, silenzio, quiete pubblica negli orari notturni per consentire il riposo, che è un diritto riconosciuto e intangibile. Quindi l'ordinanza si incarica non di proibire, non di punire, ma di regolare. E ha già nella sua impostazione una previsione di mediazione, perché è evidente che la richiesta che arrivava dai residenti e le indicazioni che erano state trasmesse al sindaco dalle forze di polizia indicavano orari diversi da quelli che poi sono stati indicati, cioè un'anticipazione ulteriore di cessazione delle attività e un'anticipazione ulteriore di chiusura delle stesse, per evidenti ragioni. Chiunque di noi, se abitasse in una zona fortemente
attraversata da fenomeni di attività notturne, darebbe indicazioni per la cessazione entro la mezzanotte, proprio per potersi dedicare al riposo in tranquillità. Quindi già oggi c'è una mediazione con riferimento alla riduzione delle emissioni sonore, che ricordo essere un provvedimento assunto da tutti i comuni turistici della nostra provincia, convocati all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi Lecce, Porto Cesareo, Otranto, Gallipoli e Melendugno. Naturalmente ciascuna amministrazione è portatore di una sua esperienza, di una sua situazione, di sue valutazioni legate alle abitudini, all'uso degli spazi pubblici, all'organizzazione dell'offerta commerciale. Quindi l'amministrazione ha di Lecce ha anche indicato questa anticipazione dell'orario notturno dalle 3 alle ore 2, con una previsione temporale che non può che essere tale, trattandosi di un provvedimento di ordinanza contingibile e urgenze, quindi circoscritta ai cosiddetti luoghi sensibili, così come individuati dalla relazione delle forze di polizia, e temporalmente definita sino al 30 di settembre. Ora, noi siamo stati destinatari naturalmente di richieste provenienti dalle associazioni di categoria, anche in ultimo nella riunione avuta in prefettura, che hanno trasferito una valutazione di previsione di una prosecuzione dell'orario alle 3 e di un slittamento delle emissioni sonore di mezz'ora. Io ho detto a loro, come dico a voi, che l'amministrazione ha in questo momento la naturalmente aspettativa di verificare gli esiti di questa ordinanza e di poi attenderne anche che dispieghi i suoi effetti nel periodo temporalmente indicato, salvo poi doversi eventualmente determinare su diverse impostazioni. Quello che vorrei che si chiarisse è che l'ordinanza, proprio perché ha queste caratteristiche, non intende censurare gli episodi di somministrazione all'alcol ai minori o alla cosiddetta mala movida, ma proprio dare una cornice di orari che possa contemperare gli episodi e le esigenze di tutti, al netto di singoli episodi, di singole degenerazioni, che l'ordinanza da sola evidentemente non può in alcun modo interrompere. Sulla applicazione delle forme di controllo, esse, come è noto, sono demandate al questore, che sta organizzando servizi interforze. D'altra parte, l'amministrazione comunale, con proprio provvedimento la settimana scorsa, ha approvato il progetto che prevede l'impiego di forze di polizia fenomeni di abusivismo commerciale, ma anche controllo dell'ordinanza, così come previsto. È stato evidenziato da parte vostra anche il mancato concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria. Voglio farvi presente, così come è stato ricordato nella discussione che abbiamo avuto in aula in commissione di attività produttive, che le forme di confronto e concertazione tra l'amministrazione comunale e i portatori di interessi sono stati all'epoca scanditi in un regolamento, che è quello attualmente vigente, che ci siamo incaricati anche di ricordare, perché io credo che un patto di cittadinanza è tale se, oltre a ribadire i diritti, ricorda anche i doveri, all'interno del quale è espressamente previsto che su specifiche situazioni
così come eventualmente raccolte dalle forze di polizia, in deroga alle previsioni regolamentari, il sindaco può intervenire con ordinanza contingibile e urgente, ed è quello che di fatto abbiamo fatto, muovendoci proprio nella applicazione e previsione di un regolamento che arriva all'ordinanza solo a valle di un procedimento innescato all'interno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con evidenziazione di situazioni di oggettiva criticità. Questa è la situazione odierna. Sulle valutazioni di impatto dobbiamo avere anche la pazienza e la possibilità di attenderne gli esiti. È evidente che chiunque si incarica di fare esercizi predittivi su quello che accadrà, sulle conseguenze nefaste che procurerà, credo che si incarica di affermare una propria legittima posizione, ma non corroborata da dati di fatto. E io credo, tra l'altro, che questa ordinanza, come ho detto, ribadito e precisato, non modifica la vocazione turistica della città di Lecce, garantendo orari di fruizione della città che sono perfettamente allineati agli standard di città con le nostre caratteristiche. Tenete conto, per anche acclarata ricostruzione che è stata fatta in sede di prefettizia, che il 90 e passa per cento delle attività che sarebbero interessate negativamente da un'anticipazione alle due sono veramente poche, perché tutte le attività di somministrazione, che siano ristoranti, che siano trattorie, che siano pizzerie, che siano sostanzialmente chiudono l'offerta anche attraverso l'utilizzo delle cucine ben prima delle due di notte. Restano dalle due in poi in esercizio attività che fanno prevalentemente, se non esclusivamente, somministrazione di bevande, che è un altro comparto che però naturalmente deve tenere conto anche di caratteristiche e di bisogni e di esigenze e di necessità che sono nell'interesse di tutti. Credo e spero di averle dato chiarimenti in tal senso, quindi le ribadisco che la previsione dell'ordinanza non viene a essere mutata. Le confermo che queste indicazioni che sono state da lei trasferite nell'interpellanza, ma anticipate dalle associazioni di categorie che ho incontrato, con commercio, con Confesercenti e Federimprese, sono sul tavolo del sindaco e naturalmente ne terremo conto per una valutazione successiva. Grazie. Grazie sindaco, la parola al consigliere Pasquino, se è soddisfatto o meno. Sì, grazie presidente, sì, sono totalmente insoddisfatto. Sono totalmente insoddisfatto perché quello che dice il sindaco, che l'iter è stato attivato ha preso avvio dalle segnalazioni del questore. Le segnalazioni del questore potevano essere benissimo risolte con giusti presidi di polizia locale. La carenza o l'incapacità di questa amministrazione di garantire tali presidi non può essere certamente fatta pagare, non può essere fatta pagare alle attività commerciali. Il sindaco ha parlato della valutazione di impatto, che non siamo in grado, non abbiamo dei dati. Proprio ieri sulla stampa è uscito che le attività commerciali, scontrini alla mano, hanno fatturato nella prima settimana il 20% in meno, dati di fatto. Il sindaco ha detto che una ordinanza che è stata attivata è stata fatta anche da altri comuni, Otranto, Gallipoli, Melendugno. Vero, solo mette di dire una cosa fondamentale, che l'unica città, l'unica ordinanza che limita gli orari di chiusura è l'ordinanza di Lecce. Il sindaco ha detto che non è una ordinanza punitiva, restrittiva, è un'ordinanza regolatoria. No,
come ha ben detto, il regolamento esisteva già nel 2015, solamente si è voluto andare oltre e punire ancora di più le attività commerciali che escono da un periodo di pandemia con ulteriori restrizioni. Quindi è totalmente restrittiva e punitiva, a mio avviso. Quindi, Presidente, non ritenendomi soddisfatto, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento, che recita testualmente: qualora il sindaco e il consigliere ha facoltà di trasformare l'argomento oggetto di interpellanza in un vero e proprio ordine del giorno. E quindi chiedo di trasformare l'interpellanza in ordine del giorno e di procedere con la discussione in quest'Aula. Grazie, Presidente. Adesso. Se non è possibile, adesso il regolamento prevede nella prossima. E dove quale punto del regolamento, Presidente? Sì? Adesso lo guardiamo, se è possibile glielo faccio fare. Sì. Perfetto, consigliere. Abbiamo. Lei lo deve integrare in questo modo, lo deve scrivere. Scriviamolo tutto. Sì. Modificare, si chiede di modificare l'ordinanza sindacale. Quindi come fai? Il Presidente del Consiglio provvede all'iscrizione. E qualunque interpellanza, Presidente, entro 30 giorni lei la deve portare in Consiglio. Però è diverso, è il punto 7. Il punto 7 parla che entro 30 giorni da quando io presento l'interpellanza lei la deve portare in Consiglio. Mentre il punto 6. Il punto 6, parlo al microfono, scusi Presidente. Quello che dice lei è il comma 7, sempre dello stesso articolo, il quale dice che quando noi presentiamo consigliere un'interpellanza, lei entro 30 giorni la deve portare in consiglio comunale. Il punto 6 invece è la parte chiarificatore in cui dice che io ho la facoltà di avere il proprio ordine del giorno. Grazie. Va bene. Allora, a questo punto possiamo aprire una di. Sì, va bene, perfetto. Riusciamo ad avere un caffè? Mi sono persa. Vuole il caffè? No, grazie, ma non ho capito che stiamo facendo. Sta trasformando questa interpellanza. Per discuterla adesso? Per discuterla adesso, perché non c'è. Il punto, il 54.6. Sì. Qual è il signore? Sì, prego signore. Naturalmente affido alla valutazione del Presidente e del Segretario, diciamo, l'ammissibilità della trasformazione nel corso della sesta seduta di un'interpellanza nell'ordine del giorno che non credo che abbia precedenti in questa Aula. Osservo tuttavia che non vi può essere alcun deliberato del Consiglio Comunale che impegni il sindaco sui poteri di ordinanza, che sono nella sua esclusiva responsabilità. E quindi teniamo anche conto nella discussione che si intende che qualunque voto non può impegnare il sindaco sul potere di ordinanza che rientra nei suoi poteri esclusivi. Um.
in cui naturalmente però dice l'articolo 34 a proposito degli ordini del giorno dice che punto 5 se c'è bisogno naturalmente di pareri che non sia possibile avere subito. Va bene. No, ma come non c'è nessun parere? In effetti il potere di ordinanza non può impegnare il sindaco a modificare un potere che è suo, cioè si ha conflitto di poteri, non si può dire. Quindi dovremmo porre a questo punto una questione pregiudiziale, se effettivamente si può arrivare a votare su questa cosa. Sì, un attimo solamente, consigliere Pasquino. Allora, prego. Sì, Presidente, io non chiedo di modificare niente dell'interpellanza, io chiedo quello che c'è scritto nell'interpellanza, cioè chiedo che l'assise si esprima sul fatto di modificare l'interpellanza nella parte che prevede l'orario di chiusura dalle 2 alle 3, di stabilire maggiori presidi di forze di polizia locale per andare incontro alle segnalazioni del questore. Questo è quello che c'è scritto sull'ordinanza, sull'interpellanza, non chiedo nient'altro, non faccio nessuna modifica. Sì, sì, non è questo il problema, la segretaria, stiamo valutando, questa è una questione pregiudiziale, cioè non possiamo mettere al voto un qualcosa che poi non è realizzabile da un punto di vista. Allora, segretaria, prenda la parola, se per me bisogna porre questa questione. Guardate, c'è un conflitto di competenze, cioè il Consiglio non può dare disposizioni al Sindaco in una materia in cui il Sindaco ha la sua autonomia, quindi non è possibile un impegno di questo tipo. Quindi siccome è una questione a questo punto pregiudiziale, naturalmente io apro, non so se la segretaria che lo dice... No. Consigliere Pasquino, si tranquillizzi, qua nessuno vuole impedire niente. Qui è un problema che è stato posto dalla segretaria, se effettivamente poi la può trasformare in un altro modo, non lo so, però se effettivamente è possibile divenire ad una votazione di quella cosa. Questa è nessuno vuole impedire nulla. Sindaco, dica. Vorrei rassicurare il consigliere Pasquino che non ho in atto nessun golpe democratico in aula consigliare, quindi se si intende nelle forme e nei modi che diciamo, le norme consentono, perché è stato precisato che i poteri del Consiglio hanno un limite rispetto al potere di ordinanza dei sindaci, non del Consiglio Comunale di Lecce nei confronti del Sindaco di Lecce, stiamo parlando del testo unico degli enti locali. Detto questo, quindi, prendetevi il tempo di predisporre un ordine del giorno che diciamo, focalizza gli argomenti che sono stati posti all'attenzione dell'Aula con previsioni di modifiche di orari. Impostatelo, al primo Consiglio Comunale ne discuteremo così come abbiamo discusso nel primo Consiglio Comunale utile. Un'interpellanza trasformata in ordine del giorno del consigliere Greco come abbiamo fatto questa mattina. Non c'è nessun ostacolo. Naturalmente bisogna verificare se il contenuto della proposta di ordine del giorno è ammissibile con riferimento ai poteri di ordinanza del sindaco. Questo è un compito che naturalmente dovrà affrontare lei e chi con lei vorrà firmare la proposta e poi se è ammissibile lo portiamo immediatamente in seduta prossima quando ci rivedremo. Consigliere Giordano Anguilla. Grazie Presidente. Diciamo che l'intervento del Sindaco è andato sui binari che volevo in qualche modo toccare anch'io. Allora, se l'argomento è l'interpretazione del TUEL, che mi sembra la stella polare in questo caso, io ritengo che entrare nel merito degli articoli del TUEL per capire se circa un'ordinanza oggetto della discussione in questo momento valga la parola del sindaco o valga l'espressione dell'assise del Consiglio Comunale è diciamo una responsabilità che spetta a lei di concerto sentito il segretario generale. Personalmente
ritengo che essendo il Consiglio sovrano e non il Sindaco sovrano, ciò che dice l'Assise rimane e fa fede, qui, ora, sempre, ieri, oggi e domani. Però io non posso essere garante assoluto di quello che dico, è la mia interpretazione. Nel dubbio, ciò che ritengo invece imprescindibile e non equivocabile è la possibilità di trasformare l'interpellanza in un ordine del giorno. E su questo credo che il regolamento comunale, poi il segretario mi potrà correggere se sbaglio, su questo il regolamento non lascia alcun dubbio. Ora, siccome la materia del contendere è: vale l'ordinanza del sindaco o vale l'espressione del consiglio comunale, che è una conseguenza del voto dell'aula, non bisognerebbe, a mio avviso, procrastinare il voto al riguardo in un'altra seduta come suggeriva il sindaco. Noi si adopera il regolamento, quindi si trasforma l'interpellanza in ordine del giorno e la si vota. Dopodiché, come diceva giustamente anche il sindaco, si prende il TUEL, ci si fa interpreti dei pareri e ci si confronta al riguardo per capire qual è l'organo sovrano. A mio avviso rimane il Consiglio, e eventualmente, se invece dovesse essere, come anticipava il sindaco, l'ordinanza, la votazione sarebbe nulla. Mi sembra difficile però, ma ritengo comunque, concludo, che questo sia uno step 2, nel senso che al momento noi stiamo discutendo la possibilità di trasformare l'interpellanza in ordine del giorno, e su questo non ci sono dubbi o non ci sono interpretazioni differenti da quanto scritto nel regolamento. Quindi io direi passiamo al voto, dopodiché ci riserviamo una giusta analisi per capire se può far fede il voto del Consiglio o l'espressione di un'ordinanza del sindaco. A mio avviso, e concludo, il Consiglio è sovrano, quindi dovrebbe valere quanto espresso dal voto di questa assise. Grazie. Sì, grazie consigliere. La segretaria, un attimo solamente, prego. Vorrei sgombrare il campo. Nessuno ha detto che non è ammissibile la trasformazione in seduta dell'interpellanza, è l'argomento, cioè come è formulata la trasformazione. Però mi deve far finire. La trasformazione in realtà riporta questo, e cioè di modificare, quindi si impegna il sindaco a modificare l'ordinanza sindacale, il che vuol dire dare un ordine al sindaco su una competenza di un altro organo che il sindaco. Voi avete la possibilità, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del TUEL, di riorganizzare. Il sindaco riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale per gli orari degli esercizi commerciali. Quindi il Consiglio Comunale ha competenza sugli indirizzi di carattere generale, non sulle ordinanze emanate dal sindaco in questa materia. Questo è il distinguo. Per cui se voi modificate questo ordine del giorno nella sua formulazione dovrebbe essere non di modificare l'ordinanza del sindaco, ma di dettare criteri di carattere generale, che è un'altra cosa. Perfetto, allora modificatelo in tal senso. È evidente. Sì, certo. Quindi nessuno l'avete quindi già modificato? Sì, tutti così. Un attimo che le do la parola. Siccome avevo intuito e sono perfettamente d'accordo con la lettura della segretaria, mi ero permesso di fare una bozza. Nella mia bozza non cito l'ordinanza, ma scrivo testualmente: si richiede di modificare l'orario di chiusura delle attività nel centro storico dalle ore 2 alle ore 3. Si richiede altresì di intensificare la presenza delle forze dell'ordine in termini di unità di polizia locale nelle fasce orarie notturne in ZTL, al fine di venire incontro alle segnalazioni a quest'ora. Me l'ero abbozzato mentre la segretaria parlava, segretaria, ero perfettamente d'accordo, quindi l'avevo già abbozzato. Chiedo scusa Presidente, ci vogliono i pareri su una delibera, quindi pareri di regolarità tecnica e contabile. Ci fa avere una copia della modifica. Io intanto do la parola al consigliere Baglivo che voleva dire qualcosa. Sono stato anticipato dalla segretaria, Presidente. Sostanzialmente
è logico che un ordine del giorno debba dare un atto di indirizzo e non certo può andare a modificare una ordinanza sindacale. Anzi, nell'ordinanza sindacale il sindaco si assume una responsabilità di prendere una decisione, quindi va rispettata al 100%. E quindi questo è quanto, ma ovviamente l'atto di indirizzo però non può essere precluso. E chiaramente se sindaco e giunta e consiglio comunale danno un atto di indirizzo che dice sostanzialmente riportiamo alle norme previste in precedenza e quindi la chiusura alle ore 3 e aumentiamo la presenza delle forze di polizia locale, insomma io penso che questo possa essere facilmente anche condivisibile, spero anche dalla maggioranza. Tra l'altro, per quanto riguarda la trasformazione in ordine del giorno, è chiaro che si possa fare all'interno dello stesso Consiglio Comunale, su questo non c'è dubbio, ma era un intervento diciamo prenotato prima che venissero chiariti ampiamente questi fatti. Quindi mi riservo poi eventualmente di discutere sull'ordine del giorno qualora venisse portato in aula. Grazie. Consigliere Anguilla. Si richiede di modificare l'orario di chiusura, non è di modificare, dovete dare i criteri per diciamo modificare. Sì, sindaco. Scusate, se io non ho nessuna difficoltà a far mettere ai voti un provvedimento che ribadisce la posizione dell'amministrazione, però esiste anche una doverosa attenzione alle procedure, perché l'aula consigliare non è una uno spazio nel quale si può lasciare andare la libera interpretazione. Gli orari delle attività in città sono determinati da un regolamento. Il regolamento quindi definisce gli indirizzi e i criteri. Lo stesso assegna al sindaco il potere, ribadisce, assegna al sindaco il potere di ordinanza con riferimento a specifiche segnalazioni, che sono quelle che ricorrono nella fattispecie di cui ci stiamo occupando. I provvedimenti sindacali potranno intervenire nelle seguenti ipotesi, in particolare delimitate zone, qualora siano state più volte segnalati e denunciati fenomeni che minano la sicurezza urbana e che necessitano di una specifica e più pregnante prevenzione e repressione dei reati, in particolare e delimitate zone, qualora siano più volte segnalati e denunciati fenomeni di grave disturbo della quiete pubblica, tali da mettere in pericolo la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo. Quindi, gli indirizzi sono il regolamento, la deroga, naturalmente circoscritta e motivata, è l'ordinanza. È evidente che oggi non si può pensare di modificare gli orari dell'ordinanza se non con l'ordinanza stessa. E quindi, poiché esiste un limite ai poteri di indirizzo del Consiglio con riferimento all'emanazione delle ordinanze del sindaco, credo che questa questione sia mal posta. Dopodiché invito il Presidente e i Capigruppo a verificare la più opportuna interpretazione della trasformazione dell'interpellanza in ordine del giorno da affrontare nella stessa seduta, che non ha precedenti nelle attività del Consiglio e che se così venisse confermata determinerebbe una sostanziale modifica in corso d'opera della discussione del Consiglio Comunale come concordato, perché è evidente che qualunque interpellante si dichiari insoddisfatto e lo trasformi in ordine del giorno muta completamente il contenuto della seduta in corso. Signor Morendini, se vuole dire qualcosa. Allora, qui ci sono due questioni. Sì, due questioni, così poi, se no sembra che parliamo senza avere una meta. Sì, allora, è una questione pregiudiziale, secondo me, sia questo fatto che comunque si possa o meno in questo caso ritenere ammissibile così come è stato proposto, anche se forse adesso è stato modificato su. Allora, diciamo
che adesso è stato modificato con si richiede di stabilire l'orario di chiusura delle attività nel centro storico ai sensi dell'articolo 50,7 del TUEL delle attività nel centro storico dalle 2 alle 3 e così poi vabbè, si chiede di intensificare e così via. Quindi naturalmente questo costituisce, se scusatemi, quindi questione pregiudiziale dove naturalmente andremo a sentire qualcuno, un consigliere contrario e uno a favore e poi decidiamo di votare. Però intanto sentiamo il consigliere Morendini nell'attesa che gli uffici provvedano intanto a chiamare i funzionari. No, Presidente, io stavo ponendo la questione pregiudiziale ai sensi del regolamento il consigliere può porre la questione pregiudiziale e la volevo porre perché ci sono due profili. Uno, come è stato già sollevato, che la trasformazione di un'interpellanza in ordine del giorno è prevista dal regolamento, ma i due commi che sono stati citati vanno letti in sequenza e quindi innanzitutto si può porre, ma poi verrà posta in discussione entro 30 giorni. È la stessa disciplina che viene affrontata nei due commi in sequenza, non nello stesso, e poi dovrà essere valutata quando porla nella prossima seduta utile. Poi c'è il profilo sostanziale, che mi sembra invece pregnante e il principale, che indipendentemente dalla formulazione letterale, se si citi o non si citi l'ordinanza, se si fa riferimento a quelli che il TUEL disciplina all'articolo 54 come poteri di esclusiva competenza del sindaco, il fatto di non citare l'ordinanza, ma di fare riferimento comunque a qualcosa che oggetto di decisione rientri nelle sfere di attribuzione del sindaco, non del consiglio, non è la dizione nominalistica di citare o non citare l'ordinanza, ma quello su cui dovrebbe decidere il consiglio, se di competenza del consiglio o se di competenza, ai sensi dell'articolo 54 del TUEL, dei poteri che spettano al sindaco. Quindi, ai sensi di quanto ho detto, io porrei la questione pregiudiziale chiedendo quindi il voto sull'opportunità o meno di andare in quella direzione proposta dai consiglieri. Allora, consigliere Molendini, l'articolo 54 per me è interpretato in maniera diversa, perché dice il punto 6 parla appunto del fatto che può essere trasformato in ordine del giorno. Il punto successivo parla comunque dell'interpellanza, provvede all'iscrizione dell'interpellanza, o no? Presidente, scusi, ma è assorbente il fatto che, come dicevo, non so se sono stato felice, indipendentemente che si tolgano i riferimenti nominalistici a un'ordinanza, se si chiede di assumere una decisione del Consiglio su prerogative che ai sensi dell'articolo 54 del TUEL sono di spettanza del sindaco, non è possibile. Questa è un'altra cosa. Io sto parlando del fatto che viene detto che comunque non è possibile che venga decisa in consiglio. Io questo c'è nello stesso consiglio. Questo può essere, diciamo, rinviato ad altro consiglio solo nel caso in cui non sia possibile acquisire i pareri seduta stanti. Ma non c'è una norma che dice che la trasformazione all'ordine del giorno sia poi da discutere in altro profilo. Poi c'è invece il profilo che giustamente consigliere Morendini lei stava rammentando sul fatto della possibilità da parte del Consiglio di modificare l'ordinanza, e su questo lo possiamo porre, ma da quello che ho visto è stata modificata in altro senso, quindi adesso non si parla più di una modifica di quell'ordinanza, anche se il sindaco forse non è possibile. Mi perdoni Presidente, forse non sono chiaro, scusi, non voglio... No, per carità, con questo caldo tutto è possibile. Indipendentemente dal nominalistico, se venga o non venga citata la parola ordinanza, se i contenuti del deliberato attengano ai poteri del sindaco anziché ai poteri del consiglio, un deliberato del consiglio ai sensi dell'articolo 54 del TUEL non può essere ammesso, e quindi a questa ragione ho posto una questione pregiudiziale che ai sensi del regolamento deve essere votata dal consiglio. Questo
poi ci si può dividere, ma una questione pregiudiziale. Quello che riguarda adesso che il consigliere Molendini ci ha esposto, do la parola a qualcuno che voglia dalla minoranza. Chi vuole prendere la parola? Consigliere Greco si è iscritto per primo, vuole parlare lei? Allora, sindaco, lei è il garante del corretto espletamento dell'attività amministrativa e lo è in aula e lo è fuori dall'aula. Corretto espletamento dell'attività amministrativa in aula e fuori dall'aula per quanto riguarda l'apparato amministrativo. Ah, ok, scusate. La variabilità delle decisioni, dei provvedimenti alla quale abbiamo assistito in questi anni non è consentita a nessuno, né a lei né a nessun altro esponente istituzionale. Stiamo ragionando se si può modificare dal punto di vista prima formale e poi sostanziale, stiamo modificando se si può trasformare seduta stante o nella seduta successiva un'interpellanza in un ordine del giorno. La risposta è sì, si può fare seduta stante, perché ho avuto modo di approfondire dopo che la volta scorsa c'è stato il rinvio alla seduta successiva, ho interloquito con funzionari, mi sono relazionato anche con altre autorità amministrative. La trasformazione da interpellanza in ordine del giorno si fa seduta stante, non si convoca un consiglio comunale successivo. In merito alla questione della possibilità o meno di intervenire su un'ordinanza, che è ovviamente e palesemente una prerogativa sindacale, qualche mese fa, un anno forse fa, quest'Aula si è espressa sulla proposta di alcuni consiglieri di maggioranza che la invitavano a emanare un'ordinanza e nessuno ha eccepito questa tipologia di intervento dicendo che non si poteva discutere o non si poteva votare. In questo caso non è l'emanazione la modifica, ma non è sostanziale, è formale. Ora, non voglio intervenire su altre questioni che non sono all'ordine del giorno. Il consigliere Baglivo prima parlava di istanze d'accesso agli atti non risposte da mesi, di documenti richiesti inevasi. Queste sono altre questioni. Non allarghiamo troppo il campo di discussione. Il campo di discussione è lo stesso. Non lo voglio affrontare oggi perché ci saranno altre opportunità. Però torno al discorso principale. Lei in qualità di garante dell'assise comunale e dell'attività amministrativa deve fare in modo che queste cose non succedano, deve fare in modo che ci sia uniformità di condotta e di linearità amministrativa. Non si può decidere una cosa una volta, una cosa un'altra volta, a seconda di quelle che sono le esigenze, a seconda di quelle che sono le tempistiche. Allora ci vuole uniformità e da quando abbiamo iniziato a discutere di questa di questo punto all'ordine del giorno, tutto è venuto fuori tranne che l'uniformità. Si discute della trasformazione, si discute dell'opportunità di intervenire, questi sono discorsi già assodati, già sui quali già l'aula consigliare si è già anche espressa. E allora cerchiamo di non insinuare il ragionevole dubbio che ci sono due pesi e due misure in quest'aula. O no, cerchiamo di non insinuare il dubbio che siccome nel Consiglio Comunale precedente i numeri erano ballerini e le tempistiche erano incerte abbiamo deciso di rinviare la trasformazione del punto del giorno del Consiglio successivo quando andava fatta seduta stante. Allora, voglio pensare che non sia così, però la invito a farsi garante della linearità e della coerenza amministrativa. Siccome è toccato in sorte a me per una questione temporale intervenire dopo il consigliere Molendini, chiaramente esprimo parere favorevole alla discussione e alla trasformazione dell'ordine del giorno per i motivi predetti. Grazie. Grazie consigliere Grigo. Allora io adesso, visto che è stata sollevata peraltro una questione pregiudiziale, io vi leggo naturalmente quella che è l'ultima stesura di questa trasformazione della
interpellanza in ordine del giorno. Allora, il consigliere, perché è su questo che poi dovremo votare sulla questione pregiudiziale, si richiede di stabilire l'orario di chiusura delle attività nel centro storico dalle ore 2 alle ore 3. E che cosa significa? Si chiede di stabilire l'orario di chiusura delle attività dalle 2 alle 3, cioè in questo. E poi si richiede di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, questo insomma penso che non sia il problema. Quindi è su questo che consigliere Molendini lei ha posto comunque un sistema, un'eccezione diciamo di pregiudiziale. Oh, naturalmente ai sensi dell'articolo 33 abbiamo la possibilità di sentire uno consigliere da una parte e un consigliere dall'altro. Consigliere Pasquino. Sì. No, sul fatto della pregiudiziale. Uno soltanto però, Sulla pregiudiziale. Ci dispiace che ancora una volta questa amministrazione tenda ad imbavagliare il lavoro dell'opposizione, ponendo la pregiudiziale, avendo i voti, naturalmente, abbiamo già assistito in varie commissioni, questo non è modo di fare politica, di sottrarsi ad affrontare gli argomenti. Purtroppo questo modo è proprio vi appartiene e non è la prima volta. Sullo stesso argomento, come ha detto il consigliere Greco, è stato dato un indirizzo su un'ordinanza del sindaco. Allora andava tutto bene. Adesso chiedete una modifica. Io preannuncio che qualora passaste una pregiudiziale, i lavori del Consiglio Comunale ve li farete da soli. Grazie, consigliere Pasquino. A questo punto, per favore, silenzio. È una questione è prevista dal nostro regolamento, quindi a questo punto dobbiamo votare sulla questione pregiudiziale di Molendini. Sì. Questione che non si può modificare l'ordinanza del sindaco. Allora, stiamo mettendo alla votazione la pregiudiziale posta dal consigliere Molendini. Il parere del segretario, se possibile, cioè nel senso se è corretta questa pregiudiziale? L'ha già dedotta prima il consigliere Molendini e quindi possiamo procedere alla votazione. Cioè sul fatto che comunque non si possa intervenire sulla modifica di un regolamento di un'ordinanza sindacale. Io l'ho anche letta nella vostra successiva esposizione, ma la questione viene posta ugualmente. Mettiamo ai voti chi è favorevole o meno alla pregiudiziale. Io non riesco qui a vedere purtroppo, lo so anche io. Eccole qui. Allora, sono 15 e 3, 18, ancora ci sono dei voti da. Sì, ma ancora stiamo nella votazione, consigliere Pasquino. Mancano due voti da quello che vedo, ma possiamo andare anche così. Chiusa la votazione, 17 favorevoli, 3 contrari. Approvata il voto. Sì. Consigliere Anguilla. Sì, grazie Presidente. Giusto per mettere un punto a questa vicenda che è grottesca. Non ribadirò quanto già. Consigliere Anguilla, io le ho dato la parola, se dovete naturalmente. Presidente, lo vede con gli occhi suoi cosa sto per dirle, perché sono rimasto da solo. Quindi stavo spiegando anche il motivo del non voto adesso, nel senso che noi abbiamo partecipato ad una votazione in merito all'ordinanza, dopodiché ci siamo permessi, portando un'interpellanza oggi, di chiedere qualora
da regolamento non fossimo soddisfatti, la trasformazione in ordine del giorno. Avrei capito forse se lei mi avesse detto o avesse detto ai proponenti non è ammissibile perché mancano dei pareri, ma accettare per quanto ci riguarda che la discussione nemmeno avvenga perché viene posta una pregiudiziale, la quale a sua volta entra nel merito circa chi tra il consiglio e l'ordinanza del sindaco è sovrano, quando invece il regolamento sancisce in maniera inequivocabile la possibilità di trasformare un'interpellanza in ordine del giorno, ci scusi Presidente, ma è una palese presa in giro. Dopodiché sarà chiaramente compito del sindaco raccontare che tutto si è svolto secondo le regole, ma mi dispiace Presidente, e lo dico a lei che è garante dei lavori del Consiglio Comunale, questo così non è. Non consentire da regolamento la discussione e la votazione di un ordine di una trasformazione di un'interpellanza in ordine del giorno è un atto antidemocratico e probabilmente anche meschino. Ecco, grazie. Grazie consigliere Anguilla, le voglio dire che qui non si sta parlando, tenendo presente che forse neanche voi stessi avete votato tutti quanti dall'altra parte, perché io non avete. Allora, qui il problema è un altro, è un problema pregiudiziale, è posto sul fatto se effettivamente, così come posta, diciamo è stata anche modificata, devo dire, è possibile, no, io non ho fatto nulla, consigliere Pasquini, se è possibile o meno portare all'ordine del giorno un oggetto, diciamo, impossibile. Cioè, se è impossibile modificare, non si può neanche fare. Quindi, questo è il... Detto possiamo andare avanti. E comunque, insomma, abbandonare l'aula non ha nessun senso, secondo me. Abbiamo votato così come previsto dal regolamento a favore o meno della pregiudiziale. E devo dire la verità, io ho votato contro, ma non per con il consigliere Morendini, ma perché effettivamente così come modificato non c'era una modifica dell'ordinanza, quindi ho esercitato tranquillamente la mia espressione, la mia volontà politica. Però da questo ad alzarsi ed andarsene mi sembra davvero un fatto grottesco. Va bene, però se deve parlare, deve sapere le richieste, e comunque ha già parlato il sindaco. Capito, se sono impossibili è impossibile. Intervengo per esclusivo per difendere, credo, anche la dignità di quest'Aula dal tentativo di rappresentarla come una sorta di Consigliere Anguilla dal tentativo di rappresentarla come una sorta di esercito impegnato a soffocare ogni manifestazione di libero pensiero. La pregiudiziale purtroppo sono andati via, ma volevo soltanto ribadire un elemento, diciamo, proprio elementare. Così come è impostata l'ordine del giorno, richiamava una previsione regolamentare che già stabilisce l'orario di chiusura alle 03, che può essere modificato con ordinanza. Quindi era oggettivamente, come dire, irricevibile, infondato, perché non faceva altro che ribadire una previsione regolamentare, quindi votata dall'assise comunale, rispetto alla quale i poteri di ordinanza possono derogare. Quindi anche se avesse detto si deve fare alle 03, così come e l'Aula avesse votato, non avrebbe fatto altro che confermare la previsione contenuta nel regolamento del 2015, quindi non avrebbe introdotto alcuna novità, sarebbe stata una cosa semplicemente grottesca, perché non poteva annullare l'ordinanza e avrebbe ribadito una previsione già contenuta nel regolamento. Ecco perché è singolare che, animare questa discussione così, in modo così muscolare, polemico, evocando attentati al libero pensiero, al bavaglio, alle opposizioni, su questioni che forse con un po' più di umiltà e con un po' più di approfondimento si potrebbero risciogliere in pochissimi minuti. Bene, chiusa questa parentesi, andiamo avanti con il quarto punto all'ordine del giorno. Consigliere Baglivo, interpellanza, accessibilità e ripristino del decoro urbano di via della Sinagoga.
Grazie Presidente. Come premessa, permettetemi una battuta, non ho intenzione di trasformarla in ordine del giorno, perché sennò mi sembra che qui l'unico della minoranza rimasto sia io, dovrei andare via pure io, ma non è così. Io penso che bisogna partecipare e discutere, e questo è un mio faro. Detto questo, è una piccola interpellanza, solamente per riportare all'attenzione, sono stato testimone della caduta in terra di due turiste, aged, si dice, perché erano inglesi, abbastanza avanti con l'età, ma più giovani di me, quindi e su una strada che è molto vicina a Santa Croce e che quindi è facilmente percorribile. In questa strada ci sono ormai da molti mesi, io penso, ho chiesto anche ai residenti, mi dicono più di un anno e mezzo, dei tubi dell'acquedotto che danno l'acqua agli appartamenti, forse per un problema dell'impianto, ma tra l'altro, oltre a questo, la strada nel secondo tratto, quello che non si vede dall'ingresso sostanzialmente della piazzetta antistante Santa Croce, antistante l'Hotel Patria per capirci, è veramente una strada con buche, sconnessa in maniera importante. Chiedo se sia possibile intervenire, se sia stato coinvolto l'acquedotto pugliese e quali siano le previsioni per ripristinare il decoro su questa strada. Grazie. Grazie consigliere Bellivo. L'assessore Nuzzaci. Sì, grazie Presidente. Faccio una premessa che come amministrazione abbiamo da tempo cercato di risolvere le problematiche che insistono in via della Sinagoga, sulla quale l'acquedotto pugliese è intervenuta per la rottura di alcuni tratti di rete idrica e fognaria con una canalizzazione temporanea, quella che metteva in evidenza il consigliere Baglivo. Successivamente, proprio per queste problematiche ormai annose che durano da decenni, con continue interruzioni di approvvigionamento della rete idrica, abbiamo inserito la stessa strada all'interno di uno dei lotti della mitigazione, precisamente quello che contiene la manutenzione straordinaria dei piani viari e di basolato calcareo in via Ernesto Alvino, Verdi, via Democenico e via della Sinagoga, finanziati ovviamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del Ministero dell'Interno per un importo pari a 990.000 euro. Ovviamente quest'opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e successivamente, con nota del 20 settembre 2021, abbiamo richiesto il parere alla soprintendenza. Subito dopo il parere della soprintendenza, nel 20 ottobre 2021, quindi faccio presente che è passato solo un mese, abbiamo fatto la gara e il 18 gennaio l'abbiamo aggiudicata all'impresa Ortu, con sede in Milis, in provincia di Oristano. Il 23 maggio, dopo tutte le procedure di verifica della gara, abbiamo proceduto alla consegna dei lavori. I lavori su via della Sinagoga, in accordo ovviamente con AQP, prevedono un primo intervento in cui l'azienda aggiudicataria deve effettuare un'opera di svellimento del basolato, successivamente un temporaneo stop per permettere ad Acquedotto Pugliese di effettuare le opere sulla rete idrica e sulla rete fognaria e un successivo completamento sempre da parte dell'azienda per il ripristino poi delle chianche e dei piani viari. Ovviamente Acquedotto Pugliese ha finalmente dichiarato il suo inizio lavori, perché ovviamente anche Acquedotto Pugliese ha delle tempistiche che ci comunica volta per volta, il 23 settembre, quindi il 23 settembre finalmente, anche perché abbiamo evitato di fare i lavori nel mese di agosto proprio per non creare ulteriore caos a quello che poteva essere ovviamente la stagione estiva. Quindi abbiamo, con nota del 27 luglio, intimato l'azienda aggiudicatrice di mettere via della Sinagoga nelle condizioni, ovviamente per il 23 di settembre, di essere pronta a accogliere sotto servizi di AQP e successivamente effettuare il ripristino. Faccio una precisazione, consigliere Baldivo, quello che ci stiamo dotando come settore lavori pubblici è quello di informare ovviamente
su ogni lotto della mitigazione, ma anche su altri lavori che riguardano le strade cittadine, informiamo sempre i gestori di sottoservizi, in questo caso AQP, ma anche Rete Gas ed Enel, per non permettere, diciamo, successivi interventi su una strada neoasfaltata. Quindi noi preferiamo chiedere se ci sono interventi di sottoservizi e successivamente alla loro risposta decidere quando effettuare la data di inizio lavori. In questo caso comunque il 23 settembre inizieranno i lavori di AQP, però dal 1 di settembre dovrebbe l'azienda Orto iniziare a fare le opere di svellimento propedeutiche e necessarie ai lavori di AQP. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Baglivo. Grazie Assessore, grazie Presidente. Restiamo in attesa, speriamo che questa azienda inizi i lavori. Non si è tirata indietro, vero? Domanda da 100 milioni, visto che ultimamente tutte le aziende che hanno vinto gli appalti all'estero si tendono a tirarsi indietro, questa no. Speriamo bene allora, grazie. Grazie. Allora. Sì, punto 5 all'ordine del giorno, ratifica della sostituzione di un componente della consulta numero 2, programmazione sviluppo economico, tecnico scientifico, industria, commercio e artigianato. Quindi uno dei componenti dimissionario è la signora Francesca Manno, e abbiamo da parte del CNA la nomina invece della dottoressa Alessandra Tornese. Quindi dobbiamo votare, visto anche il parere delle commissioni consigliari, la ratifica della sostituzione nella seconda consulta della detta Tornese alla Manno. Assessore Gnoni. Grazie Presidente, ha detto tutto lei, quindi va benissimo così. In base all'articolo 5 del regolamento delle consulte, quindi dobbiamo provvedere a ratificare la sostituzione. Al primo consiglio utile, grazie. Bene, ci sono interventi, dichiarazione di voto, possiamo procedere alla votazione sulla ratifica della ratifica di questa sostituzione. Okay. 13 hanno votato, 14 su 19. Consigliera Povero ha votato? Chiusa la votazione, 17 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, approvato. Quindi dobbiamo votare sull'immediata eseguibilità anche di questa. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, 17 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, approvato all'immediata eseguibilità.
punto 6 all'ordine del giorno, variazione al programma triennale ed elenco attuale, annuale dei lavori pubblici 2022-2024. La parola all'assessore Marco Nozzaci. Sì, grazie Presidente. Come è noto, entro il 31 luglio gli enti locali devono provvedere alla deliberazione dell'assestamento generale di bilancio, per ovviamente che serve ad aggiornare quanto è stato previsto in sede di prima redazione del bilancio. Il programma delle opere pubbliche rappresenta una parte consistente del bilancio già in fase di previsione e viene poi aggiornato dove occorre prima dell'assestamento. In questo caso c'è un'integrazione fondamentale nel nostro piano triennale, nello specifico nel piano annuale delle opere pubbliche, che riguarda l'inserimento delle opere previste e finanziate dal contratto istituzionale di sviluppo che ha avuto la firma il 28 giugno 2022 dal nostro sindaco Salvemini e dal ministro Carfagna a Brindisi. In particolar modo le modifiche del piano triennale consistono in il progetto Officina Officucina, finanziato da Puglia Sociale In, che comprende dei lavori sul Palazzo Scipione e Chiesetta Balsamo e delle aree per lo sport in città per un importo pari ad 1,5 milioni. Successivamente, sempre nel progetto Officucina, il Palazzo Scipione e la Chiesetta Balsamo, in particolare per un importo pari a 675.000 euro, la verifica e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico di via di Vereto per 170.000 euro, e poi tutte le opere e i progetti previsti dal contratto istituzionale di sviluppo, nella fattispecie il potenziamento della funzionalità dell'area dell'ex foro boario per un importo di 29 milioni. Il progetto La spiaggia urbana, precisamente nel primo lotto d'Arsena di San Cataldo per 5.100.000, l'altro lotto il lungomare Vespucci per un importo di 2.800.000 euro, il lungomare Marinai d'Italia sempre a San Cataldo per un importo pari a 1.650.000 euro, il lungomare Caboto e i giardini di Adriano di San Cataldo sempre per 3.220.000 euro, la riqualificazione funzionale dell'ex scuola rurale di Borgo Piave per 1.700.000 euro, la rifunzionalizzazione dell'approdo nella località della Marina Leccese di Frigole pari a 3.150.000 euro, l'ecomuseo delle bonifiche tra mare e terra, un'infrastruttura verde per un importo di 1.300.000 euro, il parco naturale abitato di Torre Chianca per 1.300.000 euro e la rigenerazione delle marine di Torre Rinalda, Spiaggia Bella e Torre Chianca per 2.411.000 euro. Questi sono l'investimento del contratto istituzionale di sviluppo, che ha un totale di investimenti in città pari a 51.631.000 euro. Le altre opere che abbiamo inserito sempre nel piano annuale delle opere pubbliche sono opere del PNNR, in particolare l'intervento di efficientamento energetico del Teatro Paesiello per 200.000 euro, la costruzione di una mensa con relativi spazi accessori alla scuola primaria San Domenico Savio, precisamente alla succursale De Amicis, per 700.000 euro, i tre percorsi di autonomia per persone con disabilità, in cui queste sono tre investimenti, tre che fanno parte di sei investimenti, però questi contengono una quota di infrastrutture, di investimento infrastrutturale, e quindi coinvolgono i lavori pubblici, in particolar modo un investimento infrastrutturale per il recupero e l'adeguamento dell'immobile in Viale Grassi, il finanziamento è di 715.000 euro e 300.000 è il valore delle infrastrutture. Un housing temporaneo per un recupero dell'adeguamento dell'immobile di Via Melica, sono 500.000 euro di opere pubbliche a fronte di un investimento di 710.000 euro. Il terzo è le stazioni di posta, un centro servizi per il contrasto alla povertà, di cui insistono 910.000 euro di opere pubbliche a fronte di un finanziamento di 1.090.000 euro. Questi tre investimenti fanno ovviamente parte del settore servizi sociali, seguiti dalla collega Silvia Miglietta.
Successivamente la sistemazione di Piazzetta Congedo e del rondò all'incrocio tra via Salvatore Grande e via Niccolò Foscarini per 109.000 euro con un cofinanziamento da parte dell'amministrazione comunale di ulteriori 24.000 euro oltre l'opera a scomputo e la realizzazione in bronzo della copia della statua di Sant'Oronzo da finanziare in aumento all'importo con 53.000 euro oltre le erogazioni previste da privati per un importo totale di 250.000 euro. Ovviamente sono a disposizione se ci sono domande, richieste o approfondimenti. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Citraro. Sì, grazie Presidente. Io un'informazione volevo dall'Assessore. Mi sembra che nel precedente piano ci dovesse essere come lavoro l'eliminazione del passaggio a livello di via Leuca. Non ricordo la via, via dell'Abate. Mi pare che c'era un progetto che si è perso per strada. Cioè, voglio dire, non l'abbiamo messo tra le opere da fare perché era previsto questo. Solo un'informazione volevo sapere. Grazie. Assessore. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Citraro. Allora, quello che ci dà lei per quanto riguarda la dismissione del passaggio a livello di via Leuca è in fase di progettazione ma non ha ancora trovato la copertura finanziaria. Ci tengo a precisare che all'interno del piano triennale delle opere pubbliche possiamo inserire delle opere che hanno una fonte di finanziamento certa, quindi verrà sicuramente valutata l'inserimento nella prossima modifica. Grazie. Attraverso. Sì. Era... Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Sindaco, vuole dire qualcosa? Sindaco, vuole dire qualcosa prima della votazione o possiamo passare alla votazione? Passiamo alla votazione allora. Prego. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Andiamo a votare la immediata eseguibilità. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità. La parola al sindaco. Sì, grazie Presidente. Cortesemente per corretta sequenza degli atti deliberativi legati alle operazioni di bilancio. Chiedo l'anticipazione del punto 8 rispetto al punto 7. Se siamo all'unanimità d'accordo su questa per alzata di mano, chi è favorevole? Consigliere Baglivo, lei è contrario? No, ecco, bravo. Perfetto, allora possiamo passare al... c'era l'assessore Signore che mi distraeva, possiamo passare al punto 8? Perfetto, prego assessore. Grazie Presidente, con questa proposta di consiglio si propone all'assisa la modifica e l'integrazione di numero 3 articoli del regolamento sul canone unico patrimoniale al fine di venire incontro alle richieste e alle esigenze degli operatori
del settore. Si tratta di interventi che incidono sulle occupazioni temporanee e in parte sulle esposizioni pubblicitarie. Nel caso di specie, con la modifica dell'articolo 28, estendiamo anche alle occupazioni e esposizioni pubblicitarie di durata pari o inferiore all'anno la possibilità di rateizzare l'importo del canone al secondo anno in 4 rate con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a 1.500 euro. In precedenza l'originario formulazione dell'articolo 28 prevedeva la possibilità delle rateizzazioni esclusivamente per le concessioni pluriennuali. Con un'ulteriore modifica dell'articolo 30 prevediamo la riduzione delle sanzioni e indennità per quelle occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari considerati cosiddetti abusivi, e in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'ammontare del canone. In precedenza invece era prevista una indennità pari al canone oltre il 50% del canone. In caso invece, sempre con modifica dell'articolo 30, di omessa parziale o tardiva pagamento del canone, abbiamo introdotto il secondo e terzo capoverso al comma terzo, prevedendo dal 1 aprile 2022 sino al 30 settembre 2022 per coloro che hanno effettuato i pagamenti a titolo di occupazione del suolo pubblico esclusivamente riferito ai pubblici esercizi, che siano tardivi o parziali, quest'ulti vengono riscossi senza l'applicazione della sanzione. Chi ha effettuato la sanzione o ha pagato sarà compensato con il canone dovuto a titolo di successive occupazione. Perché tale modifica dell'articolo 30? In quanto il susseguirsi dei vari decreti legge nel periodo Covid ha ingenerato nei confronti dell'utenza l'errata convinzione che il canone non fosse dovuto dal 1 aprile al 30 settembre, termine ultimo per la proroga delle autorizzazioni. Quindi estendiamo questa richiesta dal 1 aprile al 30 settembre, si pagherà per chi non l'ha pagato o parzialmente o in ritardo, si pagherà esclusivamente il canone eliminando le sanzioni e gli interessi. Presidente, vi è un emendamento del governo. Lo esponiamo a questo punto adesso, così. Modifica dell'articolo 26, riduzione in maggiorazione di cui all'allegato A del regolamento in oggetto, è soppresso questa modifica in quanto già prevista nel regolamento vigente. Grazie Presidente. Ok, allora apriamo la discussione sull'emendamento. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto, procediamo a votare quindi sull'emendamento. Faccio così, me lo mi hanno ristretto ancora di più il campo d'azione, quindi non riesco a vedere più niente, però ce la faremo. C'è qualcosa che non funziona molto bene, secondo me. No. Questo non si fa, come si fa a votare?
Vai. Consigliere Valente, può votare? Prego. Chiusa la votazione. 18 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. Approvato l'emendamento. Discussione adesso sulla, diciamo, l'intero provvedimento così come emendato. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Possiamo votare. Chiusa la votazione, favorevoli 18, contrari 1, astenuti 0, approvata la delibera, immediata eseguibilità. Votiamo sull'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Sì, adesso l'eseguibilità. Chiusa la votazione. 18 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti. Approvata anche l'immediata eseguibilità. De Matteis non ha votato. Perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare un voto. Quindi adesso torniamo all'8, all'assestamento generale di bilancio. Sindaco, parola. Sì, grazie Presidente. Con la variazione generale di assestamento, come la procedura del testo unico, verifichiamo anzitutto l'esistenza o meno di situazioni di debiti fuori bilancio e eventuali, diciamo, scostamenti rispetto alle previsioni contenute nella manovra 2022-2024, che ricordiamo aver approvato appena il 3 maggio 2022, quindi pochi mesi fa. Come riportato in istruttoria, naturalmente è stato avviato il confronto con i dirigenti di settore al fine della verifica dell'applicazione degli articoli conseguenti, e poi si è naturalmente preso atto degli elementi più significativi della variazione. Innanzitutto che le principali risorse di entrata non presentano situazioni di squilibrio rispetto alle previsioni iniziali, che la stessa situazione di conferma dell'equilibrio sia sulle residui attivi che della parte di competenza. Non è quindi tale da rendere necessario l'adeguamento del nostro fondo crediti dubbi esigibilità, che è già, vi ricordo, significativamente alto. Dunque c'è una previsione di riveniente dal settore avvocatura con necessità di riconoscimento di debiti da sentenza entro il 31/12/2023, che verrà garantito attraverso lo stanziamento, così come riportato nella delibera, di 1.416.802 euro che rivengono dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione riconosciuto con il rendiconto 2021, che non potevamo quindi che inserire in sede di previsione 2022-2024. Quindi diciamo, la delibera è naturalmente accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori. Anticipo che anche su questo provvedimento c'è un emendamento del Governo che riviene dalla necessità di registrare in entrata le somme funzionali allo svolgimento delle elezioni politiche che sono sopraggiunte e che ci devono vedere impegnati per l'organizzazione di tutte le attività conseguenti, pari a 420.000 euro.
Quindi chiedo, Presidente, che venga messo ai voti naturalmente prima l'emendamento e poi la delibera come modificata. Grazie. Perfetto, Sindaco. Allora, ci sono, per quanto riguarda l'emendamento, ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Bene, possiamo procedere al voto sull'emendamento. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, 19 favorevoli. Bene, ci sono interventi adesso sul provvedimento, così come emendato. Nessun intervento? Consigliere Patti, niente, consigliere Giannotta, chiedo un po' fermi sulle gambe. Va bene, passiamo alla votazione. Volendini, ok, chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Possiamo votare. Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti. Approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al riconoscimento debiti fuori bilancio, punto 9. Assessore Ignoni. Grazie Presidente. Dal punto 9 al punto 18 dovremo trattare 10 debiti fuori bilancio, formatisi tutti ai sensi dell'articolo 194,1 lettera derivanti da sentenze. Quindi io chiederei all'Aula se per tutti i consiglieri va bene procedere alla votazione singola, se poi ci sono dei chiarimenti sul singolo debito fuori bilancio sono a disposizione. Grazie. C'è il consigliere Fiore che vuole intervenire. Ah, ho capito. Perfetto, ci sono richieste di intervento, dichiarazioni di voto, andiamo a questo punto al voto sul punto 10. 9. Per me qui è 10. Però sì, perché è stato inserito il punto precedente. Bene, punto 9. Patti. Non c'è. Quindi, perfetto, chiusa la votazione. 19 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti, approvato.
Passiamo all'immediata eseguibilità. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità del punto 9, riconoscimento debito fuori bilancio. Punto 10, riconoscimento debito fuori bilancio, va bene, sentenza giudice di pace di Lecce. Ci sono richieste di intervento? Dichiarazioni di voto? Procediamo alla votazione? No? La 10 del, diciamo, la secondo riconoscimento di debito fuori bilancio. È cambiato, c'è una discordanza di un punto, di un voto. Sindaco, chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Immediata eseguibilità. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità. Assessore. Sì, Presidente, sul debito fuori bilancio numero 11 nell'istruttoria non è stata chiesta di dichiarare l'immediata eseguibilità, quindi chiedo che si ponga al voto l'immediata eseguibilità anche del punto numero 11, condominio Bricius. Immediata eseguibilità dobbiamo inserire sul punto 10, questo del 11, quindi questo è condominio Bricius. Richieste di intervento, dichiarazione di voto, possiamo votare. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Abbiamo inserito l'immediata eseguibilità? Sì, allora un attimo solamente. Sì.
Sì, perfetto. Votiamo sull'immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. 18 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti. Approvata l'immediata eseguibilità. Condominio Bricius, numero 11. Allora, punto 12, sentenza Tribunale di Lecce 1371/22, richieste di intervento, dichiarazione di voto. Sì. Possiamo votare. Chiusa la votazione, 18 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Immediata eseguibilità della sì. Consigliere Baglivo, chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti. Approvata l'immediata eseguibilità della sentenza Tribunale Lecce 1371. Allora, punto 13. Interventi. Grazioni, procediamo alla votazione. Questo è giudice di pace di Lecce 27-72. Ma forse non è questo qui, però. Questa è la 382, mentre qui trovo la 2772, quindi non è questa qui. Si è bloccato. No? Facciamo una per alzata di mano perché si è bloccato. Allora, chi è favorevole? Approvazione del punto riconoscimento debito con il bilancio, sentenza 382.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, non è questa, questo è il problema, non è questa qui. Va bene, quindi siamo tutti favorevoli. Scusate, tutti anche Baglivo? Anche Baglivo? Contrario, Baglivo contrario, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 favorevoli possibili? Se no andiamo per appello nominale. 18 favorevoli, 1 contrario. Scusate, ma c'è la stampa? Perché se no non mi trovo più. Scusate, fatelo elettronicamente perché non mi trovo con le presenze. Allora ci siamo, 6-19 come prima, quindi per alzata di mano questa? Sì. Assenti 20, assenti 13. Abbiamo votato o per l'immediata eseguibilità del punto 13? Sì, punto 13. Ma lo state dicendo? Il problema è che qui mi dà il 14, ecco perché, e poi si è bloccato, non so, il 13, no, qui il 13, ma il 14, questa qua, da quella che sta dopo. Non importa, questa qui è, ok, la 13 che dobbiamo fare, la 13 di questa, sì. Immediata eseguibilità, lascio perdere che è la 14, perché la segretaria va a fatto mettere in appunto. Quindi questa è la votazione, questa dobbiamo votare, giusto? 13,71, no, 382, è questa qui, che è sfalsata rispetto a quella che abbiamo. Non fate per l'alzata di mano anche. No, no, un attimo, lo facciamo. L'immediata eseguibilità o sì, la votazione? Immediata eseguibilità. Questo qui. Ecco. Allora, votate a questo punto con elettronicamente. Immediata eseguibilità, punto 13. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Punto 14 dell'ordine del giorno, debito fuori bilancio, sentenza TAR Lecce 16-34-2021. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, approvato. Immediata eseguibilità. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità. Adesso è la 15 all'ordine del giorno, sentenza TAR Lecce 17-49. Aperta votazione.
Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti. Approvato. Immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti. Approvata l'immediata eseguibilità. Quindi adesso siamo alla sentenza TAR 157. Possiamo votare. Chiusa la votazione, 17 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Immediata eseguibilità. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo alla sentenza Tarlecce 157. Decreto di liquidazione. Sì, sì, un attimo, che sennò... Questa è la proposta di consiglio 87, no? Benissimo. Sì, tribuna... Non avete posso... chiuso la votazione dell'immediata eseguibilità, non esce la stampa. Sì, l'abbiamo fatta però. Dell'immediata, sì. Avete chiusa la votazione, sì. Allora passiamo alla votazione del riconoscimento spesa legale. Sì. Perché non esce la stampa dell'immediata eseguibilità del punto 6. Però diciamo che è la stessa della... perché non si è spostato nessuno. Fogli manca. C'erano 17 voti favorevoli? Sì. E un contratto, sì. E assente 15. Si può procedere? Possiamo? Sì. Bene. Possiamo procedere. No, abbiamo fatto qualche cosa che non dovevamo fare qui. Bene, aperta la votazione.
Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità del punto 18. Possiamo procedere alla votazione? Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità della proposta 88. Quindi questo è l'ultimo dei debiti fuori bilancio, sentenza Corte di Cassazione 82-96 del 2022. Possiamo procedere alla votazione. Chiusa la votazione, 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvato. Possiamo votare per l'immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti, approvata l'immediata eseguibilità del punto numero 18 all'ordine del giorno. Adesso ci rimane la mozione a firma del consiglieri Occhineri ed Orlando. Il consigliere Occhineri chiede di... Beh, sì Presidente, mi sembra il minimo. Preliminarmente volevo scusarmi con i colleghi di maggioranza. Avevamo cominciato a discutere col sindaco di questa mozione che non cambierà certo le sorti del pianeta, insomma, ma a febbraio forse. Ci abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, abbiamo capito se c'era la possibilità o meno anche di procedere in questo senso, ma poi il via, diciamo, ce lo siamo dato a ridosso della convocazione del Consiglio e i tempi stretti non mi hanno permesso anche di condividerla. Fra l'altro vi faccio presente che la tratta Brindisi-Stoccolma, da cui parte questa iniziativa, è partita già da questa primavera. Un amico, Bruno, mi ha chiesto di porre attenzione su questa tratta, perché quando mi ha chiesto, insomma, di discuterne, effettivamente io ero anche dubbioso un po', ma in realtà lui mi faceva notare che sviluppare rapporti di interscambio culturale con la Svezia e con quel tipo di civiltà era probabilmente anche piuttosto conveniente per una città come Lecce. Quando abbiamo cominciato a discutere di questa iniziativa, vi dicevo, col sindaco, ci si è posto il problema dell'omogeneità e della disomogeneità delle due città che oggi stiamo mettendo a confronto. In realtà il sindaco non aveva torto, naturalmente. Stoccolma è un capoluogo di provincia, Lecce è
una capitale. Scusate, consigliere Fiore, consigliere Costantini, state disturbando il consigliere Occhineri. Mi devo mettere davanti a questa... Prego, consigliere Occhineri. Mentre Lecce è un capoluogo di provincia, Stoccolma ha 1 milione di abitanti, Lecce 100.000. Seppure mi fossi dato un piano B, io credo che Lecce possa permetterselo e possa non avere timori reverenziali verso una città pur così grande e con un ruolo amministrativo nel proprio paese così diverso dal nostro. Perché nello scambio culturale che si estrinseca in tanti ambiti, compreso quello storico-architettonico, Lecce alla fine mi pare possa dire sempre la sua. Il gemellaggio affronta e combatte, questo forse è il motivo per cui forse dovrebbe essere anche più attiva come prassi. Il gemellaggio affronta e combatte la discriminazione, il razzismo, favorisce l'inclusione, oltre che in ambito europeo la consapevolezza e il senso di appartenenza a questo progetto. L'interscambio fra civiltà, per forza di cose diverse, credo che sia una delle cose più importanti e una delle cose da apprendere maggiormente quando si viaggia. Interscambio che si intrinseca naturalmente alla condivisione di buone pratiche pubbliche amministrative, in questo caso, visto che fra enti o che ricadono nell'ambito della società civile e nella condivisione di strumenti di comunicazione. Mi dispiace solo che ci fosse in realtà un bando, che però è scaduto il 24 marzo, che permetteva, promuoveva questo tipo di prassi e che aveva la possibilità di dare anche contributi che sviluppassero appunto il contatto e l'interscambio fra città. Per il resto naturalmente la mozione la do per letta e ringrazio tutti. Al sindaco. Sì, grazie consigliere Occhineri. Diciamo, uso sempre questa immagine. L'amministrazione comunale di Lecce è come una specie di treno locale, no? Non è un treno regionale, o va piano, però arriva poi alle stazioni. Dal momento in cui per la prima volta ponesti l'opportunità, possibilità di siglare un gemellaggio con la città di Stoccolma, ad oggi abbiamo fatto altre cose, però ci siamo arrivati, tant'è che la lettera a mia firma indirizzata al sindaco di Stoccolma con il quale si propone la verifica di una opzione di gemellaggio è già partita. Quindi diciamo la mozione di per sé non ha neanche ragione oggi di essere messa ai voti, in quanto l'ho fatta proprio, non sapevo che sarebbe stato oggetto diciamo di un espresso, perché c'era già un'intesa fra di noi e quindi io avevo dato mandato agli uffici e quindi è partita. Ecco. Quindi siamo in una fase adesso di attesa di riscontro da parte del sindaco di Stoccolma per verificare se ci sono gli interessi, che sono quelli propedeutici, come diceva il consigliere, all'eventuale utilizzo di risorse che vengono messe a disposizione per questo tipo di iniziative. Quindi adesso aspettiamo fiduciosi un riscontro, non sappiamo gli esiti quali potranno essere, per quanto diciamo ormai nota Lecce nei circuiti nazionali e internazionali, però si tratta di capire se appunto una capitale europea sia interessata a siglare un gemellaggio con un capoluogo di provincia del sud Italia, pur sui temi sostenibilità, cicloturismo, cultura, no, gastronomia che abbiamo proposto. L'elemento di relazione e di collegamento che tramite aeroporti di Puglia e Regione Puglia abbiamo siglato fra Brindisi e Stoccolma potrebbe essere oggettivamente un elemento di facilitazione e agevolazione. Quindi consigliere, diciamo, la lettera è partita e quindi adesso aspettiamo di capire come giungerà a destinazione. Grazie. Grazie sindaco. Ci sono interventi? Mettiamo alla votazione il... No? Non c'è bisogno. Ma quindi non c'è bisogno. Va bene, quindi il consigliere Occhineri se ne può andare. Il consiglio a questo punto è sciolto, il consigliere Occhineri... No? Non lo so, mi dicono che è inutile. Mi dica lei, consigliere Occhineri.
il sindaco ti dirà perché non possiamo votare. Avendo, prego, sindaco, già fatto partire la lettera, la mozione impegna il sindaco a fare qualcosa che ha già fatto. Naturalmente, diciamo, riferiremo nelle forme dovute questa avvio, quindi, però se il diritto, diciamo, di intervento in chiusura aspetta a te, quindi ti do la parola. Consigliere Chinelli. Io ringrazio a maggior ragione il sindaco che ha voluto seguirmi in questa non ordinaria, diciamo, mozione, perché mi rendo conto anch'io della non ordinarietà, e spero che il garbo e il rispetto istituzionale, nonostante appunto la disomogeneità fra città, sia comunque considerato dalla sindaca di Stoccolma. Grazie. Diciamo, sì, la ritirata, perché la segretaria deve scrivere, perché sennò l'impegno è già stato assunto dal sindaco, quindi non ha motivo di essere discussa, diciamo, in questo, o meglio votata in questo, volete votare? Nella norma che è di prassi. Grazie, quindi la devo ritirare. Grazie. Allora, consigliere Occhineri, non abbiamo capito nulla di quello che lei vuole fare, ci deve dire, la ritira? Voglio sentire proprio, ritira. Ma quando uno dà la spiegazione prima di dire sì, non è meglio? Se lei vuole solo il sì, no, sì. E anche la segretaria si trova nella stessa situazione, non abbiamo capito. Lei la ritira o non la ritira? L'impegno è già assunto, quindi la ritiriamo. Grazie. Grazie. Il consiglio è chiuso. La chiusura è tantissima. Beh, siamo andati comunque con i tempi. No, siete incredibili. No?